Maestro dice, allievo fa. Amici del Tempio, benvenuti nel mio canale. Oggi in questo video vi voglio raccontare bene l'unione fra due anime e un corpo solo. Seguitemi. Due anime e un corpo unico. Voi direte, cosa c'entra questo qua col karate? C'entra molto molto molto. Tutti abbiamo visto le ultime Olimpiadi di karate a Tokyo. Spettacolo eccezionale sia per gli addetti al karate sia quelli che sono fuori, che magari il karate non l'hanno mai visto. Quindi piogge di medaglie, tutti i ragazzi, tutti preparatissimi, venuti da tutto il mondo per dare uno spettacolo, per far vedere a tutto il mondo cos'è il karate. In tutte e due le specialità, kata e kumite, niente da dire, tutti bravissimi. Però mi volevo soffermare su due personaggi particolari che secondo me hanno fatto storia alle Olimpiadi di Tokyo di quest'anno. Uno è Ryo Kiuna. Non necessita di presentazione, il grandissimo campione internazionale, tra l'altro quest'anno ha preso la medaglia d'oro, una specialità kata, non necessita di presentazioni come vi stavo dicendo. Facciamo prima dire cosa non ha vinto, perché ha vinto tutto. 2012, 14, 16, 18, addirittura i campionati mondiali individuali, campionati asiatici individuali nel 13, 15, 17, 18 e 2019 li vince sempre al primo posto, campionati asiatici individuali li vince nel 2018 e addirittura i campionati mondiali individuali World Game nel 2013 al 2017. Quindi un fenomeno del karate, un fenomeno della specialità kata. Pensate che Ryo Kiuna è iniziato dall'asilo, un bambino di 5 anni, il suo amichetto dell'asilo l'ha portato per caso a fare karate nell'isola di Okinawa e da lì è diventato un fenomeno. Già alle scuole medie vinceva tutto quello che c'era da vincere a livello locale e dell'isola, fino ad arrivare addirittura a prendere la grandissima e ambitissima medaglia d'oro alle Olimpiadi, proprio la ciliegina sulla torta. Ma oggi non vi voglio parlare solo di Ryo Kiuna, che è un grandissimo, ma di un altro soggetto. Eccolo il punto chiave del video. Su Ryo Kiuna chiaramente c'è tantissimo da dire, come vi ho detto prima, anzi lascio il link in descrizione di un video che ho fatto tempo fa dei grandi sensei, giovani sensei, new generation, un bel video dove ci sono anche altri fenomeni di nuova generazione. Non solo Ryo Kiuna, ma chi c'è dietro a questo ragazzo, chi c'è dietro a questo campione? Tutti lo conosciamo, il grande sensei Sakumoto. Sensei Sakumoto è del 47, nasce nel 1947 a Honna, a Okinawa, quindi un okinawese puro. Lui pluricampione mondiale WKO, addirittura vince 3 campionati nel mondo quando era un pochino più giovane e attualmente direttore tecnico della WKF. Vince nell'84, nell'86, nell'88 i campionati mondiali e porta alla ribalta lo stile Ryu e Ryu, che fino ad allora non era molto conosciuto. Fa un successore nel 1984, arrivando al primo posto col kata Hanan. Uno stile, vi dicevo, non molto conosciuto, Ryu e Ryu, ma dietro a tutto questo c'è uno studio molto molto importante. Allievo diretto del sensei Nakajima, uno stile non molto conosciuto nell'isola. Addirittura fonti certe, molto attendibili dell'isola, dicono che quando c'erano i tornei isolani, diciamo, di Okinawa, veniva un po' snobbato. Sakumoto veniva un po' snobbato dai grandi degli altri stili e addirittura quando facevano le esibizioni a intervallo delle gare veniva un pochino snobbato, come vi ho detto, e lui si è prefisso l'obiettivo invece di far conoscere al mondo il suo stile e portare i suoi campioni, i suoi allievi alla ribalta, fino ad ora dove Ryo Kiuna ha preso la medaglia d'oro alle Olimpiadi. Ma c'è altro da dire, seguitemi. Il grande sensei Sakumoto veramente è un allenatore, un preparatore, un vero sensei veramente di fama internazionale. Con questa vittoria delle Olimpiadi veramente entrerà nel mondo della storia del karate, secondo me, secondo la mia modesta opinione. Già primo dan di kendo, quarto dan di judo, insegnante di educazione fisica, laureato all'università di Tokyo, veramente un preparatore fuori dal normale. Addirittura fonda la Sakumoto Karate Academy, che è un'accademia internazionale con sedi in tutto il mondo per mantenere e promuovere il suo stile di karate. Pullman vengono da tutte le parti, tra l'altro quando sono andato io nel 2019 ad Okinawa, al Budokan di Okinawa, ho visto io di persona gli allenamenti con Ryo Kiuna, Sakumoto e altri del suo staff. Un giorno veramente eccezionale, questi ragazzi presi proprio dal loro allenatore, dal loro maestro, ipnotizzati durante
delle spiegazioni, ho fatto una foto un po' nascosta perché non si poteva filmare, non si poteva fotografare, era vietatissimo. Io sono riuscito da dietro a un angolo a fare questa foto inedita. E poi invece un altro giorno addirittura ho visto arrivare un pullman di giapponesi, probabilmente da altre parti del Giappone, per fare uno stage con Sakumoto. Impressionante, anche lì purtroppo non si poteva fotografare e fare video, ma è stata veramente una soddisfazione, un'occasione unica. Io c'avevo questi ragazzi a 10 metri, veramente fantastici. Sakumoto è veramente un grandissimo preparatore, e c'è qualcos'altro a dire anche per noi italiani. Sakumoto viene in Italia nel 2013 a Pomezia, all'Olympic Sport City, invitato dal Comitato Nazionale del Lazio della FILCAM e coadiuvato da Yamada Kohei. Uno stage fantastico, chi era a quell'appuntamento quella volta lì lo ricorda veramente come un episodio eccezionale, veramente chi se l'è perso purtroppo è andata male, perché veramente è stata un'occasione fantastica. Chi dice questo è niente più po' di meno che Lucio Marino, uno dei nostri grandi competitor italiani. È stato veramente rimasto veramente contento, ha parlato talmente bene, ha fatto anche un'intervista dove dice veramente che Sakumoto in Italia veramente ha fatto la differenza. Questo suo stile, vi ricordo, fino agli anni 80 non tanto conosciuto, ora la ribalta, ma già nel 2013 veramente faceva veramente parlare. Uno stile eccezionale con un kimè, cambi di ripetizioni, di traiettorie, cose fantastiche, che qualcuno mal informato lo attribuisce al Goju Ryu, perché quando da ragazzo Sakumoto ha iniziato, a dire la verità, un po' col Goju Ryu, ma non c'entra niente col Goju Ryu. Tanti dicono che è uscito, no, è proprio uno stile particolare suo di Okinawa. C'è qualcos'altro da dire? Qualcos'altro da aggiungere per chiudere il discorso su Sakumoto? Pensate che lui ha programmato, ha costruito 9 campioni del mondo, 9 campioni del mondo, tra cui 7 giapponesi e 2 stranieri, veramente un fenomeno. Cari amici del Tempio, questo video è per farvi capire, come vi ho detto all'inizio, in quella frase simpatica del grande film Karate Kid, il primo Karate Kid, il numero 1, quelli della mia età se lo ricordano bene, maestro dice, allievo fa. Questa è una frase secondo me fantastica che rispecchia tutta questa bellissima storia che abbiamo vissuto oggi in questo periodo alle Olimpiadi. Un allievo che si dedica totalmente a quello che dice il maestro, da anima e corpo a tutto quello che dice il maestro, e arriva all'apice del successo dopo aver vinto tutto quello che c'era da vincere, all'apice del successo di qualsiasi atleta, penso mondiale, vincere una medaglia o partecipare almeno ai giochi olimpici. Quindi è stata veramente una storia secondo me fantastica, e come vi ho detto prima, di due anime che si fondono in un'unica persona, Ryo Kiuna, che porta avanti questo discorso. Secondo me fantastico, fantastico, fantastico. Ricordatevi di iscrivervi al mio canale, spero vi sia piaciuto, fatemi sapere, commentate, commentate, commentate e allenatevi. Ciao dal Tempio.